Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, ci siamo, abbiamo con noi Francesco Renga, ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao amici di Radio Bruno, ciao. Allora, ho fatto un conto, come proprio in gara, ottavo Sanremo. Sì, un veterano. Poi mi hai aiutato tu prima, 11, 12, se non giù di lì, con ospitate. Secondo me sono almeno una dozzina, sì, con le ospitate, super ospitate, amici che mi hanno invitato, quindi sì, sarà più o meno una dozzina. E allora Francesco, è arrivata questa chiamata inaspettata di Claudio Baglioni, che è stata la prima persona che ha chiamato. Ho chiamato Filippo perché qualche giorno prima l'avevo sentito, lui mi aveva parlato di Sanremo, io gli avevo detto che non sarei andato al festival, come sai questa partecipazione è stata abbastanza improvvisa, non era in programma, e mi spiaceva che pensasse che gli avessi tenuto nascosto questa cosa bellissima, quindi l'ho chiamato e gli ho detto: guarda Filippo, come hai sentito appunto, vado anche io al festival, ci vediamo lì. Allora, invece, tu hai dichiarato: ogni mia partecipazione al festival è stato un punto importante della mia vita. A quale punto siamo, a parte che porti divinamente questi primi 50 anni? Siamo a questo giro di boa importante, ma al di là del fattore anagrafico è un momento importante della mia vita, perché come tutti sanno, insomma, 3 anni fa la mia famiglia è cambiata e quindi c'è stato uno stravolgimento da questo punto di vista. Ogni separazione porta una sensazione di sconfitta pesante, soprattutto quando ci sono dei bambini, dei ragazzini di mezzo. Però adesso, dopo 3 anni, col senno di poi, sono molto contento di quello che è successo, nel senso che i miei figli sono molto sereni, stanno con me a Brescia, ci alterniamo io e la mamma, vanno bene a scuola e quindi ho trovato quella serenità, quella tranquillità, quel senso di anche di appagamento, di adeguatezza e anche, se vogliamo, di felicità che mi ha portato a scrivere questa canzone e anche al desiderio di condividerla su questo palcoscenico, perché come dicevi tu, Sanremo per me ha sempre rappresentato come dire, sono delle istantanee dei vari step della mia vita e quindi non solo di un'urgenza artistica che mi ha portato su quel palcoscenico, ma anche un'urgenza artistica che è sempre stata un veicolo per raccontare qualche cosa di intimo, di personale, che in quel momento attraversava la mia vita, e questo è uno di quei momenti. Parliamo dello step di venerdì, i duetti, sarai con Bungaro e poi L'Étoile, Eleonora Bagnato, che è un regalo meraviglioso che mi ha fatto, devo dire, anche lì abbastanza fortunosamente, nel senso che io ho provato, era la cosa che avrei desiderato di più, e lei, devo dire, con uno slancio incredibile mi ha detto subito di sì, quindi non vedo l'ora di vedere la coreografia, perché ancora, devo dire, me l'ha solo raccontata, quindi non vedo l'ora di vederla in realtà il venerdì. Vederla, viverla, e anche noi naturalmente di vederti. Altri appuntamenti importanti sono dopo il festival in due teatri meravigliosi, il 27 di maggio all'Arena di Verona e poi dopo devo leggere il 13 di giugno a Taormina. Sì, anche questa qui è l'anteprima di un tour che partirà in realtà in ottobre. Come ti ho detto all'inizio, insomma, questo Sanremo non era in programmazione, quindi c'è un disco che in realtà è ancora in lavorazione, stanno finalizzando i vari studi di registrazione, stanno cercando di mixare tutto nel più breve tempo possibile, perché il disco era programmato un po' più avanti, quindi stiamo cercando di anticipare un po' i tempi, quindi ci sarà l'uscita comunque di questo album a breve. E poi questo anteprima di tour meraviglioso in queste location incredibili che non vedo l'ora di tornare a calpestare. Allora, prima di salutarti, se si può dire, l'ultimo pensiero prima di salire sul palco, il tuo qual è? Quest'anno sarà speciale, la canzone racconta di quelle che sono state, che sono le mie mancanze, le mie presenze, quindi sicuramente un pensiero andrà a mia madre, a mio padre, ai miei figli, quindi sarà una cosa intima da questo punto di vista, e poi si sale. Grazie mille a Francesco Renga. Grazie a voi, ciao ciao ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo, in collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.